Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati e ben ritrovate. Il video di oggi tocca un argomento per me molto importante, perché noto dai messaggi che ricevo, ma anche dai commenti che leggo in rete, che c'è tanta ignoranza al riguardo, e secondo me un video andava fatto proprio per chiarire dei punti attorno ai quali appunto noto tantissima ignoranza, anche se volete e se mi permettete. Si fa una scelta consapevole di utilizzare prodotti naturali per la cura dei capelli e per la cura della pelle. Però quello che molti ignorano è che quel naturale dichiarato in etichetta richiede attenzione e consapevolezza, perché naturale non vuol dire innocuo. Voi lo sapete, io l'ho sempre detto, al di là di quelle che possono essere le reazioni allergiche e al di là del fatto che quel specifico prodotto possa essere adatto per le proprie esigenze. A me dispiace tantissimo vedere tantissimo menefreghismo, perché si pensa di fare una scelta salutare per i propri capelli. Si dice: ok, io rinuncio alle tinte chimiche perché i miei capelli non ne possono più, sono secchi, sfibrati, rovinati, la mia cute accusa tutte le volte in cui faccio le tinte chimiche perché ha prurito e mi dà fastidio ed è irritata e così via. E poi cosa si fa? Si va a scegliere un henné acquistato in un negozio etnico sotto casa, o comunque si va a cercarlo anche di proposito, scegliendo un prodotto che non è assolutamente regolamentato in alcun modo e non è a norma di legge. Adesso sono sicura che dentro la vostra testa legge questa domanda: perché dovrei preferire un henné etnico che mi costa veramente pochissimi centesimi rispetto ad un henné che mi costa qualche euro ben in più? Ecco, è semplicissimo. In un mercato che è in pieno boom come quello delle tinte naturali, quindi specificatamente delle erbe tintorie, e l'ultima edizione del Sana, che si è tenuta a settembre, i giorni scorsi a Bologna, ne è la comprova di quanto c'è una sempre maggiore attenzione concentrata su questo specifico settore del mercato, ossia le tinte naturali per capelli. Ecco, in questo diciamo quadro generale, dove quindi si percepisce che c'è il business, si corre tantissimo il rischio di acquistare dei prodotti che sono di scarsa qualità tintoria, che sono impuri e che in più sono addizionati di pigmenti chimici, di additivi chimici, di sali metallici, che non sempre vengono dichiarati in etichetta, e qualche recente scandalo nel settore ne è la comprova. Chi è del settore lo sa benissimo. Il problema qual è? Che questi ingredienti non dichiarati in etichetta reagiscono violentemente con l'ammoniaca oppure con il suo sostituto e con l'acqua ossigenata contenuta nelle tinte chimiche precedentemente utilizzate sui capelli. Quindi pensi di utilizzare un prodotto sicuro al 100% naturale e poi dopo ti ritrovi con capelli verdi, blu o porpora, ti ritrovi con capelli secchissimi, capelli paglia, capelli rovinatissimi. Quindi a cosa prestare attenzione? Il problema principale è, come vi accennavo prima, è che tutti questi ingredienti addizionati in percentuali più o meno grandi non sono dichiarati in etichetta, perché nel paese di origine di questi prodotti non c'è l'obbligo di dichiararlo. Etichetta che peraltro non è neanche tradotta in italiano e non è neanche a norma di legge. Quindi si pensa di utilizzare un prodotto al 100% puro, ma non si ha mai la certezza, perché non c'è alcun tipo di controllo effettuato e che ti permetta di essere sicuro di stare utilizzando quello che c'è dichiarato in etichetta. Per toglierci qualsiasi dubbio e per essere sicura di essermi spiegata bene, vi illustrerò in poche parole, in modo molto succinto, qual è l'iter che tutti i prodotti importati commercializzati in Italia devono seguire. L'henné, le erbe tintorie, le erbe ayurvediche, per il semplice fatto che vanno in contatto con la cute e con la pelle, sono considerate dei prodotti cosmetici. Tutti i prodotti cosmetici commercializzati in Italia devono essere notificati su un portale europeo centralizzato, che è il CPNP. Ecco, detto ciò, tutti i prodotti contenenti henné e erbe tintorie e erbe ayurvediche vanno notificati dall'azienda importatrice e che andrà a commercializzare su a questo portale europeo. Questo vuol dire agire a norma di legge, proprio per la tutela dei consumatori e quindi di chi andrà ad utilizzare queste erbe tintorie. Lo stesso importatore ha l'obbligo di uniformarsi alla normativa europea e quindi deve dichiarare in etichetta
tutti gli eventuali additivi chimici, sali metallici, pigmenti, deve assolutamente dichiararli in etichetta. Quindi l'etichetta deve assolutamente corrispondere a quello che effettivamente è il contenuto del prodotto che viene commercializzato. Ovviamente se non sai che cos'è l'INCI, io ho già parlato sul blog un articolo dettagliato su come va letta la lista degli ingredienti, vi lascio il link qui da qualche parte, così potete un attimino approcciarvi con maggiore chiarezza a questo argomento. Purtroppo tutto questo iter che vi ho appena illustrato non viene seguito da viene etnici importati sotto banco, perché intanto non hanno un'etichetta in italiano a norma di legge, secondo non vengono assolutamente notificati sul portale europeo CPNP e terzo non hanno alcun responsabile per l'importazione. Quindi in caso ci fossero dei problemi o venissero effettuati dei controlli, non c'è un responsabile che possa essere richiamato proprio per richiamare il prodotto dal mercato. E per finire in bellezza, questi stessi etnici non hanno neanche un dossier cosmetologico, il PIF, ossia la carta d'identità che ogni cosmetico commercializzato nella comunità europea dovrebbe avere. PIF che riassume anche tutti i controlli e tutte le analisi effettuate su tale cosmetico. Quindi adesso spero di aver diramato il mistero che aleggiava attorno appunto alla differenza di prezzo che c'è tra un etnico che non subisce alcuno di tutti questi controlli, non segue assolutamente l'iter che vi ho appena descritto per essere a norma di legge, e i costi che le aziende serie e trasparenti devono sopportare proprio per riuscire ad offrire un prodotto che sia a norma di legge e soprattutto che tuteli gli utenti, i clienti. Ed è qui che il consumatore consapevole fa la differenza e sceglie se tutelare o meno la propria salute, se spalmarsi in testa un prodotto che non è stato sottoposto ad alcun tipo di controllo, non è a norma di legge, non si ha mai esattamente la certezza di quello che si va effettivamente a spalmare in testa, e la scelta di poter utilizzare un prodotto che è stato testato ai metalli pesanti, testato ai pesticidi, un prodotto possibilmente anche certificato come biologico. È veramente essenziale capire la differenza tra un prodotto certificato a norma di legge che tutela voi e un prodotto che costerà veramente molto molto meno di quello che è un prodotto certificato controllato, però veramente alla fine tanto vale mettersi le tinte chimiche in testa, voglio dire. Se vi è sfuggito il video in cui ve ne parlavo, oppure se siete nuovi iscritti al canale, le erbe tintorie, Beautylicious Delights, quindi le erbe che sono il mio marchio, perché ho visto che anche su questo c'è ancora qualche titubanza e non si capisce bene a chi appartengono queste erbe tintorie, Beautylicious Delights, quindi è il mio marchio, sono assolutamente certificate come biologiche da EcoCert con lo standard europeo Cosmos Organic e Cosmos Natural, e sono testate ai metalli pesanti e ai pesticidi. Io vi lascio il link al certificato qui nella descrizione del video, l'avevo già fatto anche in passato e lo troverete anche sul sito. A proposito, sul sito ci sono delle novità perché è stato totalmente rinnovato, come vi presagivo qualche video fa, e mi auguro che vi possa piacere, e se avete dei suggerimenti per migliorare la sua usufruibilità fatemi sapere qui nei commenti, e ben volentieri se posso vi vengo incontro. Un'altra cosa che vi voglio dire prima di chiudere è che tantissime di voi mi scrivete: vorrei sapere se c'è un rivenditore qui vicino, qualche riboristeria che ha già i vostri prodotti. Allora, per politica aziendale abbiamo scelto che online i nostri prodotti si trovano sul nostro sito, e se desiderate trovare sotto casa vostra i nostri prodotti, vi consiglio di parlarne con il vostro erborista di fiducia e fare da passaparola e far conoscere il nostro brand. Come sapete, Beautylicious Delights è un brand giovane, nato da poco, e non abbiamo la forza che hanno le altre aziende di arrivare un po' dappertutto in Italia. Quindi se voi avete piacere un domani di trovare le erbe tintorie, le ayurvediche e i prodotti Beautylicious Delights nell'erboristeria di fiducia, potete fare da passaparola, ci possono contattare poi via email che trovate facilmente anche sul sito, e ben volentieri siamo disposti di promuovere i nostri prodotti anche presso
punti di vendita fisici. Ci stiamo lavorando anche diversamente per promuoverci, appunto, farci trovare più facilmente e non solo online, però intanto io vi incoraggio a fare questo. Spero che il video di oggi, insomma, vi sia stato utile e abbia fatto maggiore chiarezza su questo argomento, quindi se scegliere un NE certificato o il perché doverlo scegliere. E spero che potrete fare anche voi la differenza proprio per incoraggiare le aziende a portare avanti una maggiore tutela nei vostri confronti. Se avete qualsiasi dubbio o se desiderate suggerire qualche nuovo video in futuro, vi prego di lasciare un commento qui sotto. Intanto vi saluto, mi raccomando, condividete il video se l'avete ritenuto, se l'avete trovato importante e utile soprattutto. Lasciate il solito like e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao!